Ciao a tutti, attraverso questo tutorial vi farò vedere come poter realizzare un render di un qualsiasi elemento architettonico o oggetto in multipass. Cosa significa multipass? Significa produrre una serie di render che poi verranno compositati attraverso l'uso di Photoshop, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi non è possibile ottenere un render definitivo in un unico passaggio, cioè con unica renderizzazione. Allora, questo è il modello di Castelvecchio, già texturizzato. La prima cosa da fare è verificare se tutto sia diciamo a posto e non ci siano problemi di geometria, in particolar modo di facce invertite. Come faccio a verificare questa cosa? Lancio subito un render, ma prima di fare questo devo verificare qual è il motore di render che in questo momento è attivo. Allora vado nel render setup, si apre la solita finestra, vado nella parte terminale dove ho assign renderer e verifico che nella parte appunto di production ci sia scanline renderer. Se vi fosse per caso, ad esempio, mental rain, non fate altro che switchare in scanline. Perché scanline? Perché è diciamo, il motore di render che per quello che diciamo, serve fare a noi è il più veloce, il più flessibile, almeno in questa prima fase. Quindi, verificato che ci sia lo scanline, non faccio altro che renderizzare. Quindi partirà la renderizzazione. Come potete vedere, sembra tutto ok se non per queste parti. Allora mi avvicino un attimo e verifico quale sia in sostanza il problema. Quindi renderizzo nuovamente. Ecco qua, queste facce risultano essere nere. Perché sono nere se io nella realtà qui le riesco comunque a vedere e sono anche texturizzate? Sono nere perché di fatto hanno le normali invertite. Vi ricordo che le normali sono un vettore uscente in senso ortogonale alla faccia che definisce la visibilità della faccia stessa. Cioè in sostanza nel 3D una faccia può avere un solo orientamento. Se la faccia viene visualizzata nera significa che in questo caso la normale è opposta alla direzione in cui io sto guardando e di conseguenza sarà visibile unicamente la parte nell'altro senso. Come faccio a risolvere questo problema? Ci sono varie modalità, ma diciamo se voglio ottenere una soluzione che sia effettivamente precisa e puntuale, devo andare a rovesciare, a invertire le normali della faccia stessa. Quindi come faccio? Innanzitutto seleziono l'oggetto che mi interessa, nel nostro caso questo, vado nel solito pannello di modifica, seleziono il suboggetto attraverso la parte di editable poly, quindi vado a selezionarmi il poligono, seleziono la faccia in questione. E nel pannello di destra, o comunque in quello sottostante, se per caso voi aveste semplicemente aperto solo uno dei pannelli, come ad esempio potrebbe essere in questo caso, trovate un'opzione che si chiama Flip, che permette proprio di invertire la faccia. Quindi clicco Flip e vado di nuovo a renderizzare. Vediamo che cosa succede. A questo punto qui il problema è stato risolto. Ovviamente non è stato risolto in questa parte. Quindi posso operare nello stesso modo, disabilito, esco cioè dal suboggetto poligono, vado a selezionarmi l'altro oggetto, anche in questo caso sono all'interno dell'UV Map, quindi devo andare a selezionare l'editable poly, seleziono il poligono e vado a modificare. Posso selezionare tutte le facce che devono essere invertite a livello di normali. Io in questa fase vi faccio vedere solo questa faccia, quindi faccio un flip, esco dal suboggetto e rirenderizzo. Come potevo immaginare, ovviamente a questo punto solo questa faccia è visibile perché non ho operato anche sulle altre facce. Perché? Perché voglio farvi vedere una seconda modalità attraverso cui è possibile, non in maniera così precisa, ma comunque con lo stesso risultato, ottenere diciamo, il ribaltamento delle normali. In particolar modo, se io apro il pannello dei materiali,
Scoprirò che nella parte relativa al, diciamo, la definizione del materiale stesso, ho la possibilità di scegliere un materiale two-sided. Cosa significa? Significa che in questo caso io definisco il materiale come se effettivamente fosse determinato due facce che quindi hanno le due normali opposte. In sostanza io cosa faccio? Non faccio altro che associare al materiale stesso appunto questa proprietà. A questo punto se io vado a renderizzare dovrei ottenere appunto il risultato che cercavo. La cosa però di cui bisogna stare molto attenti è quella di andare a selezionare effettivamente il materiale in questione. Cosa significa? Significa che io qua sto selezionando semplicemente degli oggetti, ma non riesco bene a capire qual è il materiale a cui fanno riferimento quegli oggetti. Come faccio semplicemente a capirlo? Lo capisco perché se seleziono l'oggetto in questione, l'oggetto che viene selezionato nel Material Editor avrà questi triangoli colorati di bianco. Quindi so che il materiale riferito all'oggetto selezionato è proprio quello con i triangoli bianchi agli estremi del quadrato. Quindi cosa faccio? Non faccio altro a questo punto, ho capito che si tratta di questo materiale, lo seleziono e a questo punto sì, vado ad abilitare l'opzione Two-Sided. A questo punto, se renderizzo, dovrei aver risolto il problema, infatti, come si voleva dimostrare. In realtà questo tipo di modalità non è molto, diciamo, precisa, perché a questo punto ci costringerebbe ad abilitare per tutti i materiali l'opzione two-sided. Quindi io in genere preferisco andare ad operare puntualmente, quindi evitare questo tipo di soluzione e andare a flippare le normali delle facce. Si intende che se questa operazione coinvolge centinaia di facce, è evidente che l'opzione two-sided vi semplifica di molto la vita. Quindi cosa faccio adesso? Torno ad operare all'interno del mio oggetto, sempre di table poly, suboggetto faccia, vado a selezionare le altre facce che non erano state invertite. Quindi mancano ancora queste esterne, eccola qui, probabilmente anche questa, flippo anche in questo caso e rirenderizzo. Sembra a questo punto tutto corretto. Esco dal suboggetto, faccio un render di prova da un'altra angolazione in modo da capire se ci sono altri problemi. Sembrerebbe a questo punto di no. E quindi una volta modificate queste facce non corrette, non faccio altro che salvare. Quindi salvo in una cartella che è diversa da quella precedente, in modo da evitare di sovrascrivere il file, come in questo caso. A questo punto, per poter ottenere un diciamo, render in multipass, quindi una serie di immagini che possono essere perfettamente sovrapposte l'una sull'altra, devo rispettare una condizione fondamentale, che il punto di vista sia esattamente coincidente in tutte le immagini che andrò a produrre. Quindi ho bisogno di inserire un punto di vista che rimane fisso e costante. In Max, come avete già capito, io posso renderizzare direttamente la vista che ho attiva, ma posso anche andare a inserire una vera e propria camera che funziona esattamente come le fotocamere normali che voi tutti utilizzate, ma come una normalissima camera presente in qualsiasi programma di modellazione 3D. Come faccio ad inserire la camera? La camera viene inserita attraverso il pannello di creazione e tra le varie opzioni trovate appunto quella della camera. Come faccio concretamente poi a inserirla questa camera? Io posso scegliere tra una camera con target, cioè con un punto di mira vero e proprio, un punto di vista, oppure una camera cosiddetta libera. Normalmente si utilizza una camera target. Come faccio a questo punto ad inserirla? La camera viene definita da due punti. Il primo click definisce il punto su cui si troverà il corpo macchina. Il secondo click definisce il punto di vista. Quindi per posizionare una camera mi conviene sempre andare nella vista dall'alto. Quindi io mi posiziono o attraverso il pannello oppure semplicemente dagli shortcut da tastiera, quindi la T per top, mi posiziono nella vista dall'alto e vado a collocare
la mia camera. Ad esempio, la posiziono in questo modo. Vedete, ho fatto il primo clic, secondo clic, sto definendo il punto del target. A questo punto la mia camera è posizionata. Vi faccio notare come i parametri appunto della camera siano molto simili a quelli presenti in una qualsiasi macchina reflex, quindi avete la possibilità di scegliere la lente, altri parametri, la profondità di campo, eccetera, eccetera. Come faccio io a capire che cosa sto facendo? Ovviamente, se io passo la vista con le quattro finestre, già comincio a vedere dove è collocata la mia camera a livello di pianta, a livello di prospetto, eccetera. Ma come faccio io a far sì che una delle finestre sia definita attraverso la vista della camera? Semplicemente attraverso la parte relativa al top, in questo caso, dove posso scegliere, oltre che la prospettiva, eccetera, vista ortografica, eccetera, anche la camera. Quindi seleziono camera 1, ci saranno tot numero di camere. Quante sono le camere che effettivamente io ho posizionato in scena? A questo punto io sto vedendo attraverso questa finestra quello che è il punto di vista della camera, quindi potrei andare a gestire la mia camera muovendomi sulle altre finestre. Quindi in questo caso vado nella finestra top, prendo la mia camera e comincio a muoverla. Ovviamente la finestra relativa alla mia camera viene aggiornata in maniera simultanea, quindi in questo caso potrei andare ad alzare il punto di vista, potrei andare a spostare ulteriormente la posizione del corpo macchina, eccetera. Posso andare a selezionare anche il target della mia camera. Cosa diciamo comporta lo spostamento del target? In termini generali, per usi abbastanza semplici, non comporta nulla, però il target è il punto su il quale viene fatta la messa a fuoco della macchina. Quindi significa che se volete lavorare con la profondità di campo e quindi mandare a fuoco o fuori fuoco determinati oggetti, la posizione del target diventa a quel punto fondamentale. Una piccola nota che vi do è che molto spesso la selezione del target non è semplice, soprattutto quando questo si colloca sopra altre linee, altri oggetti, eccetera. Quindi diventa difficile selezionarlo in maniera attraverso l'uso del mouse. In questo caso vi conviene aprire il pannello di selezione attraverso il nome. Come già avrete visto, oltre che la selezione della geometria e delle shapes, potete anche andare a selezionare le varie camere e in particolar modo il target della camera. Quindi io ho fatto semplicemente doppio clic, ecco qui abbiamo la selezione del target. È evidente che io posso anche andare a muovere la camera direttamente nella vista relativa alla camera, quindi se avessi bisogno di centrare più o meno il punto di vista, eccetera, posso farlo anche in questo modo. Tenete presente che questa operazione diventa estremamente negativa nel momento in cui stiamo lavorando con un multipass render. Quindi massima attenzione nel momento in cui avete bisogno di muovervi all'interno della finestra dove è presente la camera, ricordatevi sempre di ripassare in una vista prospettica. Come faccio? O la seleziono direttamente da qui o semplicemente cliccando la P. Come faccio ad accorgermi che siamo in una vista prospettica e non più in una camera? Semplicemente perché, oltre alla scritta prospettiva, compare una sorta di cubo, di bounding box a cubo al centro della vista, che mi sta dicendo guarda che c'è anche una camera. Come faccio io poi a muovermi, a collocare la camera in modo più preciso? Quindi o attraverso, come abbiamo visto, le varie finestre, oppure anche attraverso i parametri che trovate qui sotto e che quindi vi permettono di fare un inserimento parametrico. Una cosa che voi potete andare sicuramente, che dovete andare sicuramente a correggere, è la convergenza delle verticali. Il fatto che le verticali non siano tra di loro parallele è diciamo, un errore abbastanza grave nel caso della fotografia di architettura, ma anche nel caso nella fotografia relativa ad un render. Quindi devo andare ad operare una modifica della lente della camera. In realtà Max simula esattamente gli obiettivi di una macchina fotografica reflex. Per
Tra i vari obiettivi, esistono anche degli obiettivi particolari che permettono proprio di fare una correzione delle verticali, obiettivi che costano, parecchi soldi, e che ovviamente, all'interno di un programma come Max sono, facilmente gestibili. Quindi come faccio? Mi ricolloco nella vista camera, posso selezionarla direttamente, ad esempio, da qui, ma posso anche con uno scorciatoio da tastiera, ottenerla digitando la C. Quindi in questo caso sono nella vista camera, espando la finestra per praticità. Qui sono in selezione camera, ovviamente avrei bisogno di selezionare in questo caso il corpo macchina. Come faccio? Per farlo in modo abbastanza veloce, sotto camera posso fare select camera. E di fatto a questo punto io posso rientrare in tutta quella serie di parametri relativi proprio alla camera. A questo punto cosa faccio? Con la camera selezionata, tasto destro, trovo qui un applica correzione camera. Cos'è accaduto? È accaduto che di fatto sono comparse queste linee arancioni che mi stanno dicendo che le verticali a questo punto sono state raddrizzate. E nel pannello dei modificatori è presente appunto questo modificatore, camera correction. È evidente che se voi operate delle modifiche, ad esempio io sto facendo questo tipo di operazione, questo modificatore è rimasto lo stesso, quindi non è più funzionale al raddrizzamento che voglio ottenere in questa fase. Come faccio a modificarlo? Semplicemente cliccando su Guess. Automaticamente Max riaggiornerà le verticali. Se volessi andare ad eliminare questo modificatore, lo devo fare attraverso il cestino. Un altro parametro estremamente importante che dovete sempre considerare è la dimensione del vostro render. Perché? Perché la dimensione del vostro render non sempre coincide con le proporzioni che voi avete a livello di finestra di interfaccia di lavoro. Come faccio a gestire questo aspetto? Innanzitutto definisco una dimensione di render dove le trovo le opzioni, le trovo all'interno di render setup. In particolar modo sotto common trovo altezza e larghezza, anzi larghezza e altezza. Volendo ad esempio scegliere un formato full HD, inserisco il parametro 1920x1080. Apparentemente in questa fase non cambia nulla, se non che lanciando un render, ovviamente le dimensioni, le proporzioni della finestra di render sono differenti rispetto a, o potrebbero essere differenti rispetto a quelle dell'interfaccia di lavoro. Quindi ho bisogno di un ausilio in questa interfaccia che mi permetta di capire esattamente dove l'immagine viene tagliata. Questo ausilio è dato dai cosiddetti save frame, cioè i frame di sicurezza. Se io abilito l'opzione, infatti, scoprirò che esistono queste linee gialle che mi stanno dicendo che di fatto, data la dimensione del mio render, l'immagine nell'interfaccia di lavoro verrà tagliata superiormente alla linea gialla e inferiormente alla linea gialla inferiore. È evidente che se io andassi a modificare le proprietà del render, ad esempio, mettiamo un render con proporzioni quadrate, la situazione cambia radicalmente, quindi in questo caso avrò un taglio di questo tipo. Quindi i save frame sono fondamentali per capire dove è collocata l'immagine rispetto poi all'immagine che verrà renderizzata. Ritorno alla mia vecchia definizione, quindi 1920x1080, eccola qui, e vado a fare un render di prova. Ovviamente qui non è stata fatta la correzione delle lenti, potrei anche andare a scegliere una vista ad esempio ortografica, come in questo caso. A questo punto però mi importo, per avere diciamo un punto di vista comune a tutti, mi importo la camera che trovate sempre all'interno della cartella di lavoro. Quindi mi metto nella finestra top, dato che ho capito che questa camera non mi serve, la elimino e faccio un import e merge. Merge mi permette di importare all'interno del file di Max dei file in formato Max, quindi i file nativi. Se invece devo importare altri tipi di file, devo utilizzare il parametro, l'opzione import. Quindi vado a merge, vado a prendere la mia cartella, quindi Max,
Camera, eccola qui. Per chi ha versioni precedenti di Max, potete andare ad utilizzare i file quelli nominati 2010. Quindi prendo la mia camera. Qui mi viene chiesto che cosa voglio importare. Importo la camera 1 e do ok. Ecco qui. A questo punto la mia camera è stata importata. Per verificare qual è l'effettiva vista dalla camera, non faccio altro che schiacciare la C. Eccola qui. Come vedete, è una vista ortografica dall'alto e quindi posso provare a lanciare il primo render. Come vedete, se questa è la mia vista finale, diciamo che l'immagine che ho da un punto di vista così del risultato delle texture, eccetera, non è molto molto gradevole. Ossia, mancano le luci, manca una definizione delle varie tessiture degli elementi e così via. Quindi devo andare a operare ulteriori aggiunte, in particolar modo le luci. Ma prima di aggiungere le luci, io decido di salvarmi questo render. Perché? Perché può essere un valido riferimento rispetto al lavoro che sto facendo. Quindi, come faccio a salvare un render? Attraverso Save Image vado a prendere la mia cartella, ad esempio mi creo una cartella render e mi salvo il primo render. Questo di qua, questo render si chiamerà base. Come lo salvo? Lo salvo in formato TIFF. Questo render mi permette, appunto, come già detto, di avere un punto di partenza. Do un save. La cosa fondamentale in questo caso è ricordarsi che c'è la possibilità di salvare il canale alfa. Che cos'è il canale alfa? Il canale alfa è il canale della trasparenza, ossia se io vado a intanto do un ok, se io vado a vedere questa immagine, lo sfondo è nero. In realtà questo sfondo non esiste, è completamente trasparente. Infatti se io vado ad abilitare l'opzione di alfa del canale alfa qui, scoprirò che il nero è rimasto nero e tutta la parte texturizzata invece è diventata bianca. Cosa mi sta dicendo questa opzione? Mi sta dicendo che tutto quello che è bianco ha materiale, quello che è nero invece è trasparente. Questa opzione sarà fondamentale nel momento in cui dovremo andare appunto a lavorare con i vari pass in Photoshop. A questo punto importo le luci. Le luci possono essere create esattamente come le camere. L'unica differenza è che all'interno del parametro del pannello delle luci potete trovare luci fotometriche o luci standard. Generalmente le luci fotometriche vengono utilizzate per render fotorealistici e quindi a noi in questa fase non servono. All'interno invece delle luci standard trovate tutte le luci, potete fare una serie di esperimenti, l'omnidirezionale, quella luce che emette in tutte le direzioni, target direct significa una luce che ha un target ed è direzionale, pensate al classico esempio della luce dell'occhio di bue del teatro e così via. Io importo semplicemente le luci, quindi faccio nuovamente un merge. Vado a prendere le luci, eccole qua, e do un open. Seleziono i due elementi che voglio importare e do ok. Andando a vedere che cosa è cambiato, vado nella vista top, scoprirò che avrò questo oggetto che rappresenta una luce cosiddetta, è uno sky dome, cioè una sorta di calotta che permette di simulare il cielo. E poi ho questa luce che invece è una direzionale, dove sono abilitate, come potete vedere, le ombre. Quindi, che cosa faccio io in questa fase? Disabilito per un istante le ombre, torno nella vista camera e torno a renderizzare. Come potete vedere, rispetto al render precedente, ho reso le texture molto più evidenti. Inoltre, se vado ad abilitare le ombre, scoprirò che automaticamente Max mi va a calcolare rispetto appunto alla target direct, mi va a calcolare appunto le luci generate sull'oggetto. Io potrei già essere contento di questo tipo di render, ma nella realtà, salvando un'immagine di questo tipo, io non ho la possibilità di controllare singolarmente gli elementi. Cosa significa? Significa che se avessi bisogno di rendere le ombre, ad esempio, più tenui, non lo posso fare perché di fatto questa è un'immagine unificata. Quindi ho bisogno di produrre un'immagine che faccia riferimento
alle texture, un'immagine che faccia riferimento alle ombre, un'immagine che faccia riferimento ad esempio ad un ipotetico wireframe e così via, in modo tale poi da poter controllare tutto separatamente. Quindi torno a disabilitare le ombre e torno a renderizzare. A questo punto, questo render costituirà l'effettivo punto di partenza del mio render multipass. Quindi vado nuovamente a salvarlo, sempre all'interno della mia cartella render. Lo chiamo diffuse, ovvero il colore in sostanza. Salvo il TIFF e devo ricordarmi di abilitare, se non lo fosse, l'alpha channel. Quindi il mio primo render è stato salvato. A questo punto che cosa faccio? Io ho bisogno di renderizzare solamente le ombre. Quindi che cosa faccio? Vado ad abilitare le ombre e provo a renderizzare. In questo caso però non ottengo di fatto nulla, in quanto le ombre sono nuovamente con il mio canale del diffuse. Quindi in questa fase, se volessi far sì che le ombre andassero, diciamo, in maniera singola, ho bisogno di far sì che il materiale dell'oggetto, della mia struttura, di fatto fosse in un certo senso invisibile. Come faccio a far sì che questo materiale diventi invisibile? Attraverso un altro materiale che si chiama Matte Shadow. Quindi, aprendo il pannello dei materiali, io vado a selezionare un nuovo materiale e lo nomino Matte, ad esempio. Tra i materiali standard, se si aprono, scoprirò che appunto è presente un materiale che si chiama Matte Shadow. Quindi lo seleziono e do ok. Vedete che l'icona che mi rappresenta il materiale è di fatto trasparente. Questo materiale deve essere assegnato a tutta la geometria. Attenzione, nel momento in cui io vado a assegnare il materiale alla geometria, perdo le texture. Quindi vi consiglio di salvare il file su cui state lavorando con un nuovo nome. Quindi io cosa faccio? Non faccio questa operazione. Seleziono tutti gli oggetti. Seleziono il mio materiale e assegno il materiale. Il materiale a questo punto, l'oggetto è diventato bianco. Se io a questo punto vado a renderizzare, che cosa scopro? Che il mio render di fatto è nero. Allora, qui o c'è un problema di qualche passaggio sbagliato, oppure non mi sto rendendo conto che effettivamente c'è dell'altro nel mio render. Quindi, come faccio a capirlo? Vado a verificare il canale alfa. Ecco qui. In effetti il mio render è nero, ma solo dove non vi sono delle ombre, che di fatto vengono renderizzate appunto in bianco. Quindi qui in questo render avrò unicamente le mie ombre. Cosa faccio? A questo punto le salvo. Quindi shadows, sempre canale TIFF e sempre alpha channel. Quindi ho già elaborato due livelli del mio ipotetico render. A questo punto, che cosa faccio? Avrei bisogno di avere un wireframe e possibilmente anche di due tipi: un wireframe a linee nascoste, quindi vengono visualizzate unicamente le linee che fanno riferimento ad oggetti che sono a vista, e poi successivamente un wireframe invece completo, in cui sono evidenti tutte le linee. Come faccio a realizzare queste due condizioni? Il wireframe completo sarà semplicemente un wireframe renderizzato con il materiale, diciamo con tutta la geometria disattivata. Mentre il wireframe hidden line, cosiddetto, sarà dato da un wireframe in cui però la geometria è ancora caratterizzata da un materiale matte shadow. La realizzazione del wireframe deve arrivare direttamente da AutoCAD, quindi bisogna fare in modo di preparare il file già appunto in AutoCAD, esplodendo tutte le geometrie 3D in linee, in polilinee linee. In particolar modo, io ho aperto il file che trovate all'interno della cartella nominata DVG. In questo caso appunto abbiamo il modello che originariamente era stato importato in 3D Studio per ottenere il texturing. Non faccio altro che selezionare tutta la geometria ed esploderla.
In questo caso, come vedete, ad esempio, i corrimano sono rimasti una geometria tridimensionale, quindi non faccio altro che riselezionare nuovamente e riesplodere. Anche in questo caso sto operando una modifica che è definitiva, quindi è conveniente salvare il modello tridimensionale di AutoCAD che serve appunto per il wireframe in un file differente, in modo da assicurarci la possibilità di avere nuovamente il modello solido nel caso in cui ci servisse. A questo punto basta appunto salvare il modello, lo trovate già all'interno della cartella salvato sia nel formato diciamo 2007-2010 di AutoCAD. Non si tratta altro a questo punto che importare le linee all'interno di Max. Quindi torno in Max, questa volta l'import non è più definito attraverso un merge, ma proprio attraverso la funzione import, che ci permette di inserire dei file non nativi di Max all'interno del nostro modello. Quindi vado a prendere la mia cartella, un secondo solo, quindi Max esercitazione, Castelvecchio, DVG, ecco qui, ho i due file. Solo wire oppure la versione 2007, quindi io seleziono nel mio caso il solo wire, open. A questo punto si apre la solita finestra che mi permette di gestire l'importazione dei file DVG o DXF. In questo caso AutoSmooth va benissimo, le curve va bene, questo 001 non deve essere 0,0, ricordiamocelo, e do un ok. Il nostro Max sta importando a questo punto le linee che sono presenti, appunto, le vediamo in verde. Attenzione che siamo ancora all'interno della camera, che quindi se vogliamo andare a visualizzare più da vicino cosa abbiamo importato, dobbiamo uscire dalla visualizzazione camera e passare ad una visualizzazione prospettica oppure ad una visualizzazione ortografica. In sostanza, per andare a verificare che cosa ho importato, è conveniente in questo caso andare a spegnere la geometria. Quindi dal pannello di selezione by name, seleziono la geometria, disabilito le camere, seleziono tutti gli oggetti e con il tasto destro do un Hide Selection. Passo alla modalità prospettiva, ecco qui, e vado a vedere esattamente che cosa ho importato. Quindi, se vedete, ho delle linee. Che cosa accade però di queste linee? Se io vado effettivamente a vedere e isolo una selezione, ho questa selezione, ho un'altra selezione, cioè. Cos'è accaduto? Che nell'importazione delle linee da AutoCAD, Max ha mantenuto quelli che erano i layer di AutoCAD, il che significa che qui avrò tutta una serie di oggetti separati tra di loro. La cosa la posso verificare aprendo il pannello di selezione by name. Come potete vedere, selezionando le shapes, questi sono tutti i livelli che io di fatto vado ad avere all'interno di Max. È conveniente in questa fase unire tutti questi livelli, perché altrimenti io dovrei andare ad assegnare poi un materiale che mi permetterà di renderizzare le linee ad ognuno di questi livelli, chiamiamoli così. Quindi, come faccio ad unire tutta questa geometria, tutte queste shapes? Allora, primo metodo, diciamo, è quello di fare un attach singolo, cioè io seleziono un oggetto, vado nel pannello di destra, abilito il pulsante attach e seleziono un altro oggetto. Quando il cursore, diciamo, fa comparire questo, simbolo, significa che sto selezionando un oggetto che non fa parte di quello selezionato. Quindi seleziono qui, eccetera. È ovvio che se ho 100 oggetti dovrei ripetere questa operazione 100 volte. Cosa è conveniente fare allora? È conveniente, invece di utilizzare la funzione attach, utilizzare la funzione attach multiple. Compare un pannello simile a quello di selezione per nome, seleziono tutto e do un attach, il che significa che lui avrà fatto in automatico l'attach di tutte le linee che entrano in gioco. A questo punto, come posso vedere, ho un unico oggetto, troviamo i tre suboggetti, si tratta di un table spline, i tre suboggetti, quindi vertici, segmenti e spline. Torno nella modalità camera, eccola qui, e provo a renderizzare. Renderizzando questo oggetto,
il render che ottengo è di fatto nero. Verifico che non ci sia qualcosa di presente in canale alfa. In realtà non c'è nulla, cioè di fatto l'oggetto, il render, è completamente nero, non esiste. Perché? Perché a Max non è in grado di renderizzare delle linee vettoriali. Max, per renderizzare qualsiasi oggetto, ha bisogno che quell'oggetto sia di fatto geometria tridimensionale. Esiste allora una possibilità di renderizzare le linee attraverso questi due pannelli, che si trovano sotto sempre modifiche, ovviamente, render e interpolazione. Allora, l'interpolazione non è altro che la qualità della curva relativamente appunto alla linea. Cosa significa? Che le curve vengono rappresentate attraverso un numero di passaggi, di segmenti, che risultano essere controllati da questo parametro. Più alto il parametro, più le curve tendono ad essere uniformi. Più basso il parametro, più andremo a leggere la seghettatura della curva. Nel nostro caso curve non ce ne sono, quindi questo parametro di fatto è del tutto ininfluente. La cosa che ci interessa però è il rendering. Come vedete, qui ho due possibilità di spunta: Enable in Render e Enable in Viewport. Cosa significa? Significa che io posso decidere che queste linee siano visualizzabili nel motore di render, quindi nel render finale, oppure nella viewport, cioè nella finestra che io vado ad utilizzare. E come vengono visualizzate? Vengono visualizzate attraverso una sezione che può essere radiale o rettangolare e che ha queste caratteristiche. Quindi, ad esempio, 12 sides, quindi una circonferenza definita da 12 lati, in sostanza un dodecagono, oppure un rettangolo che ha queste caratteristiche. Prima di abilitare ciascuno di questi parametri, è bene disabilitare questo auto smooth, che fa sempre riferimento allo smoothing delle curve. Perché questo parametro è un parametro che in termini di utilizzo memoria è molto pesante e quindi rischia di rallentare parecchio il processo, se non addirittura di inchiodare il programma. Quindi lo disabilito e a questo punto sì, vado ad abilitare vado a mettere la spunta nel label render e enable in viewport. Come vedete, la situazione è cambiata. Vado un attimo in prospettiva giusto per far capire. Quindi, in sostanza, quelle che prima erano semplici linee sono diventate a questo punto sono diventate cilindri con 12 lati. Quindi, consiglio: numero lati minimo 4, non 3, perché altrimenti si creano degli artefatti. E qui vado ad abbassare quello che è il valore del raggio, in questo caso sarebbe. Quindi, vedete che sono riuscito ad abbassare notevolmente a ridurre notevolmente lo spessore. Posso tentare di scendere ancora, ad esempio vado a 0,05, no, in questo caso è il limite. Cosa faccio a questo punto? Genero un materiale che sia associato al wireframe. Quindi entro nel mio material editor, mi creo un materiale che appunto wire. Ad esempio, visto che ho già spento la geometria, questo sarà quello completo. Do il colore materiale, a me in questo caso interessa bianco, ma soprattutto nel caso del bianco do anche una self illumination, cioè un parametro che mi permette di gestire una luminosità interna del materiale stesso. Vedete come è cambiata l'anteprima? Significa quasi ipotizzare che all'interno del materiale ci sia una fonte luminosa. Questo mi permette di eliminare qualsiasi forma di ombra presente sull'oggetto stesso. Seleziono ovviamente le mie shape e assegno il materiale. Mi metto nella solita vista camera e renderizzo. Come potete vedere, la situazione è cambiata radicalmente. Quindi ho renderizzato unicamente le linee bianche. Se io volessi fare una distinzione tra il wireframe completo e il wireframe con hidden line, potrei anche decidere di diversificare l'intensità della luminosità del materiale oppure cambiare addirittura colore. Per il momento lasciamo tutto così com'è. Quindi salvo questo render, questo si chiamerà wire completo. In questo caso, o meglio, anche in questo caso, sempre il TIFF, ma nella nostra situazione il canale alfa non sarebbe indispensabile. Lo salviamo e poi vediamo quali sono le differenze. Vado in Photoshop e apro i miei file appena elaborati. Quindi
quindi salgo di livello all'interno di render, tutti questi, parto direttamente dal diffuse e apro tutto in Photoshop. Tanto spengo AutoCAD, così evitiamo dispendio di RAM. Andiamo a vedere il nostro diffuse come avevamo immaginato è questo. Abbiamo poi le ombre che non sono visualizzate. Abbiamo il wireframe al completo, il wireframe hidden line e poi la seconda versione di wireframe. Partiamo dal diffuse. Allora, il nostro oggetto, come ci ricordiamo, è stato elaborato su uno sfondo trasparente, che significa che dovrei avere posizionato da qualche parte un canale alfa. Come faccio a recuperarlo? Semplicemente sotto canali ho appunto la maschera già pronta. Come faccio io a selezionare tutto ciò che non è renderizzato, cioè tutto ciò che è canale alfa? Semplicemente con il CTRL schiacciato clicco sulla maschera dell'alfa. Automaticamente Photoshop riconosce la parte trasparente. Quindi posso fare un semplice CTRL C di copia e a questo punto faccio un incolla speciale, incolla nella stessa posizione in modo da sovrapporre quello che ho selezionato all'immagine originaria. Lo posso ottenere anche attraverso maiuscolo CTRL V. Eccolo qui. Che cosa è accaduto? Se vado a vedere nei livelli, io avrò un livello superiore e lo sfondo. Lo sfondo è quello che ho generato, che avevo aperto all'inizio. Il livello superiore invece è esattamente l'oggetto renderizzato su uno sfondo che a questo punto non esiste più. Quindi cosa faccio? Posso tranquillamente eliminare questo livello. Questo layer si chiama diffuse. Posso andare a questo punto a crearmi un nuovo livello, lo posiziono sotto e questo si chiamerà sfondo. Cosa significa? Che io questo livello lo posso colorare, riempire con la tonalità che meglio ritengo opportuna per la situazione, che significa potrei volere un bianco, potrei ad esempio volere un nero, quindi vado a riempire di nero, eccetera, eccetera. Lasciamo per il momento nero. Cosa vado adesso a fare? Vado a prendere le ombre e a sovrapporle al canale del diffuse. Quindi torno nuovamente nel canale con la stessa procedura precedente, seleziono l'alfa, CTRL C, questa volta mi sposto di file, CTRL SHIFT V e sovrappongo al render che ho fatto. Ovviamente qui non vedo nulla perché il livello copiato risulta essere inferiore al canale del diffuse, quindi non faccio altro che spostarlo. Ecco qui le nostre ombre. Cosa faccio a questo punto? Rinomino ombre e posso decidere che tipo di carattere dare a queste ombre. Quindi potrei decidere di ridurre la tonalità, semplicemente andando ad abbassare l'opacità del livello. Quindi vedete come io posso gestire un'ombra più o meno evidente, intensa, direttamente da Photoshop. Cosa faccio a questo punto? Vado a sovrapporre il wireframe. In questo caso io avrei un canale alfa, ma se lo selezionassi, Photoshop mi dice che in sostanza ci sono problemi in quanto lo spessore di questo render, di queste linee, risulta essere eccessivamente basso e quindi di fatto parte della selezione non funziona. Quindi che cosa faccio in questo caso? In questo caso mi basta copiare direttamente il livello, quindi seleziono tutto, copio, ho selezionato tutto con il CTRL A e ho copiato con il CTRL C, torno al mio solito diffuse, CTRL SHIFT V, posiziono nuovamente il wireframe, in questo caso mi è andata bene, al di sopra delle ombre. Lo rinomino quindi wire completo. Come faccio però a renderlo trasparente? O meglio, a vedere unicamente il wireframe sull'oggetto che ho renderizzato che sta sotto? Qui dipende da come è stato renderizzato appunto il livello, ossia se l'oggetto è linee bianche e sfondo nero, allora io utilizzerò una modalità di blending, nient'altro che quello che trovate qui, che si chiama
scolora. In questo caso le linee rimangono bianche. Se la situazione fosse stata invece opposta, cioè linee nere su sfondo bianco, avrei dovuto utilizzare un'altra modalità di blending che è il moltiplica. Quindi ci sono queste due modalità da utilizzarsi, moltiplica e scolora. Nel nostro caso utilizziamo scolora. È evidente che io in questa situazione potrei anche decidere di andare a modificare il colore, di renderle ad esempio, scusate, nere o di un'altra qualsiasi tonalità, non lo so. Quindi, se io vado a vedere, comincio ad avere già la percezione del mio wireframe sottostante. La stessa cosa la posso fare con il wireframe hidden line. Potrei giocare appunto sulle due opacità oppure gestire ad esempio colorazioni differenti in modo da dare maggior risalto alle linee che risultano essere a vista rispetto invece a quelle che costituiscono il wireframe completo. Potrei tentare ad esempio di fare un'inversione di questo livello, quindi seleziono livello, selezione, immagine, regolazioni. Inverti, vediamo che succede. In questo caso ho invertito tutto il livello, quindi non mi andrà più bene scolora, ma sarà moltiplica. In questo caso, forse l'apparenza del modello in generale è più funzionale a quello che vogliamo ottenere. Quindi, cosa ho fatto? Semplicemente ho invertito il livello, quindi quello che era nero è diventato bianco e ho cambiato la modalità di blending. Ripeto, stessa cosa potrei farla utilizzando il wireframe hidden line. Come vedete già comincio ad avere diciamo un modello che risulta più caratterizzato. Potrei decidere ad esempio in questo caso di andare a ridurre leggermente l'opacità del wire. Potrei decidere ad esempio di intervenire sulle curve relativamente al canale del diffuse, quindi in modo da dare maggior carattere all'immagine delle texture. Quindi potrei fare immagini, regolazioni, curve, eccolo qui. Potrei andare a, ad esempio, gestire in questo modo, poi ovviamente dipende dalle varie situazioni, eccetera. Cosa manca però in questo render? In questo render manca un po' di dettaglio rispetto ai punti di contatto, cioè manca di quel particolare effetto che si chiama occlusion, cioè l'occlusion altro non è che quell'effetto di ombra che viene data da superfici che risultano essere tra di loro a contatto o vicine appunto tra di loro. Perché si generano queste ombre? Perché due superfici che risultano essere molto vicine tra di loro fanno sì che la luce abbia maggiore difficoltà a raggiungere i punti d'angolo sui quali appunto si formano delle ombre, le ombre di occlusione. L'occlusion è un particolare effetto che può essere renderizzato un po' come tutti gli effetti, e che quindi deve essere prodotto direttamente da Max. Quindi in questo caso cosa faccio? Ritorno in Max e per diciamo produrre questo occlusion devo questa volta abilitare il motore di render di Max, in particolar modo quello relativo a Mental Ray. Quindi apro Render Setup, cerco sempre Assign Renderer, apro il mio pannello e vado a selezionare Mental Ray. Se a questo punto lancio un render, mi accorgo che il motore di render è modificato perché innanzitutto il render impiega più tempo per essere prodotto, ma poi perché nella parte inferiore del mio motore, nella mia finestra di visualizzazione, compare un pannello aggiuntivo con delle varie informazioni. Quindi ricordatevi che se compare questo pannello state utilizzando Mental Ray invece che lo Scanline, cioè il motore di default di Max. Quindi chiudo. Le linee a questo punto non mi servono più, quindi potrei andare a selezionarle, eccole qua, le nascondo. E poi che cosa devo fare? Devo assegnare un materiale che è proprio pensato per produrre questo occlusion. Quindi riapro il pannello dei materiali, seleziono un nuovo materiale, lo chiamo occlusion. Questa volta
vado in standard, ma non scelgo più un materiale standard, vado a cercare sotto i materiali di Mental Ray quello definito Mental Ray, che è il materiale standard di Mental Ray. Compare questo pannello. Sul Surface clicco, apro mappe, sotto Mental Ray c'è un Ambient Reflective Occlusion. Lo seleziono, eccolo qui. Apparentemente è molto simile a un materiale autoilluminato. Seleziono ovviamente tutta la geometria e assegno questo materiale. Questo materiale è definito attraverso una serie di parametri, in particolar modo i sample, che sono altro che la qualità dell'occlusion, e poi lo spread, la max distance e il fall off. Questi sono i quattro parametri in sostanza che controllano l'occlusion, oltre che questi due colori che definiscono il colore che le superfici assumono se non sono a contatto o sono a contatto tra di loro. Diciamo che i sample definiscono la qualità, quindi più alto è questo valore, più qualità io sto definendo nell'ambito dell'occlusion. È evidente che più alzo il parametro, più tempo il mio computer impiegherà per calcolare l'occlusion. La max distance è la distanza massima al quale l'occlusion in sostanza deve dare un contributo. Di solito questo parametro viene settato sulla dimensione massima del modello, quindi non lo so, sarà mettiamo 10 metri. Lo spread e il fall off sono gli altri due parametri che controllano la qualità. In particolar modo il fall off è il decadimento. Lo spread fa sempre riferimento appunto alla qualità della grana. Ovviamente questi parametri vanno combinati tra di loro, non sto a spiegarvi come funzionano, fate un po' di prove, ma in generale ho già fatto delle verifiche, siamo intorno a questi valori per questo tipo di modello. È ovvio che se aumento questo parametro, ad esempio scendiamo a 8 e lanciamo un render e vediamo che cosa succede. Come vi dicevo, il render impiega più tempo. Innanzitutto, cosa viene creato dal motore di render? Viene creato una sorta di modello in gesso che può essere più o meno definito sulla base di quanti sample e dei parametri che qui ho impostato, in particolar modo, cioè se voi andate ad analizzare, questo è il parametro a 8, il render a 8 sample, vedete che la grana è molto definita, quindi il modello di gesso è molto, se vogliamo, molto sgranato. Aumentando questi parametri invece la grana tende ad essere ridotta, quindi cosa faccio? Lancio un nuovo render, attendo che Mental Ray renderizzi, ma già posso vedere che la grana è di sicuro inferiore. Qual è il senso di questo render che sto producendo? Il senso è quello di ottenere un render che abbia appunto queste ombre di contatto. Quindi io non ho bisogno di avere un render che raffiguri una sorta di modello di gesso, cosa che comunque potrei ottenere variando questi parametri. Ma l'idea è proprio quella di ottenere questo tipo di situazione. Quindi in questo caso salvo il render, lo chiamo occlusion. Salvo in formato, anche in questo caso, TIFF, e anche in questo caso salvo l'alpha channel. Torno in Photoshop, eccolo qui il mio render, lo apro. Questo è il mio occlusion, anche in questo caso seleziono tutto, copio e incollo sopra il mio modello. Eccolo qui. In questo caso, come era accaduto precedentemente, sfondo bianco, linee, diciamo comunque geometria grigio-nera. Quindi la modalità di sovrapposizione sarà moltiplica. Ecco qui. Cosa cambia e cosa non cambia? Basta accendere e spegnere il livello. Quindi vedete come in queste parti la semplice presenza dell'occlusion mi permette di dare maggior dettaglio e un realismo, diciamo, più interessante, se vogliamo.
Io potrei anche andare a giocare con la modalità di blending, ma potrei anche, scusate, di opacità, ma potrei anche andare a duplicare il livello in modo da dare un effetto più evidente. Quindi gioco attraverso l'utilizzo di una serie di livelli sovrapposti che si sovrappongono anche attraverso opacità differenti. Una volta definito il mio, diciamo, la mia situazione ottimale, non faccio altro che unire tutti i livelli oppure fare una copia e unire appunto questa copia. Come faccio? Tasto destro, unisci livelli. In questo caso io ho ottenuto appunto il mio render, diciamo, definitivo. Anche in questo caso potrei andare a intervenire sulle curve, sull'esposizione, eccetera, eccetera, in modo da fare un'ultima post-produzione che mi permetta di andare a modificare ulteriormente l'aspetto del render. È evidente che nella condizione di partenza, quella cioè con i vari livelli separati, poteva anche intervenire, ad esempio, nella determinazione dello sfondo. Scusate, elimino questa, quindi bianco oppure grigio oppure quello che mi pare in sostanza.